Ci hanno dato Gesù e Maria. Sempre, Signore. Il solito del Vangelo che abbiamo ascoltato, tratto da San Luca, ecco, è uno dei primi compiuti all'inizio della vita pubblica da Gesù, quello che segna la chiamata appunto dei primi discepoli e il primo miracolo della pesca miracolosa, dinanzi al quale Pietro, come abbiamo ascoltato, prova enorme stupore e grazie al quale Gesù, diciamo, gli affida la sua missione: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Perché questo miracolo? Perché proprio con questo miracolo, a parte il fatto della pesca, no? Noi sappiamo che l'evangelizzazione è un gettare le reti uscendo al largo. Se vi ricordate quella bellissima enciclica di San Giovanni Paolo II, con Duc in alto, uscire al largo. Oggi Papa Francesco dice la Chiesa è un'uscita, quindi bisogna andare e gettare le reti, sperando, questo capito indica proprio l'attività apostolica, no? L'attività apostolica, l'attività che va fatta un po' come la pesca, cioè tu devi attirare le persone senza neanche fargliele accorgere, quindi non spaventandole, non andando subito a messaggi troppo forti, a messaggi troppo diretti, c'è tutta un'operazione, questo noi dobbiamo molto bene imparare, questo guardate che è ciò che la Chiesa ci sta chiedendo di fare, perché non c'è nient'altro da fare. Qual è questa attività preparatoria che pesca le persone? L'accoglienza, l'ascolto, la carità, il dialogo, rappresentare un volto bello del Vangelo, capite? Perché noi oggi siamo tutti quanti, capite, tutti sotto lì, ricordo, un po' perché il mondo contemporaneo ha estromesso la fede dai propri orizzonti, un po' per tante altre cose che noi sappiamo. E quindi la gente pensa a una visione distorta della fede del cristianesimo e si allontana. Quindi che cosa gli vuoi dire? Ecco, quindi c'è questa attività non è proprio espressa dall'attività della pesca. Ecco, quindi noi dobbiamo metterci, però, vedete, da cosa dipende il successo della pesca? Da cosa dipende? Da benedizione di Dio. Questi erano per pescare di notte, e il valore che si pesca di notte non si pesca di giorno, sono nulla. Quindi a far capire che noi con tutte quante le nostre buone industrie umane, dice il Salmo, se il Signore non costruisce la casa, in vano fatica il costruttore. Quindi Gesù li fa andare a pesca di giorno, buttate la rete qui, che ci fa capire che il successo dipende da lui. Allora qui torniamo a Sant'Ignazio di Loyola, sapete, di grande, cioè, fai come se tutto dipendesse da te, sapendo che niente dipende da te. Noi la prima cosa che dobbiamo fare per quanto riguarda la missione apostolica della Chiesa è non fare danni, quindi non dare scandalo, cioè non dare cattivi esempi, non presentare un'immagine brutta del cristiano. Cioè, una persona che incontra un cristiano deve essere affascinato, capite? Affascinato. E qual è la cosa che più affascina? Quella di capire anche alcune scelte che sta facendo la Chiesa in questo tempo, alcune opzioni, d'accordo? Cos'è che affascina? Lo dice Sant'Alfonso, cos'è che su cui tutti quanti sono d'accordo? Cos'è che piace a tutti quanti? Sentirsi amati. Questo sicuramente piace a tutti, d'accordo? Ma questo è il comandamento che ha dato Gesù, quindi oggi dobbiamo farlo al doppio, d'accordo? Già se uno fa questo, almeno non pone ostacoli. Cioè, massimo che succede, non colgono l'opera e te mandano via. Almeno non abbiamo fatto danni. Capite, no? Quanto è importante. Un pensiero della prima lettura che continua il pensiero di ieri sera. Ricordate che ieri sera stavo parlando da sostituire gli uomini a Dio. Vi ho detto che i corinzi ci avevano Paolo, Apollo e Cefa. Cefa sarebbe San Pietro. Chi era appiccicato da Paolo, chi era appiccicato da Apollo, chi era appiccicato da Cefa. Dicevo già ieri sera, adesso cambiano i parroci nelle parrocchie. Ah, perché il parroco nuovo è meglio del parroco vecchio, il parroco vecchio è meglio del parroco nuovo, è meglio quello di due volte fa, è meglio quello che verrà. Questi sono tutti grandi discorsi, cioè, in carità, uno può certamente, gli occhi ce l'ha, le orecchie ce l'ha, quindi può farsi un'idea, ma questo deve rimanere entro certi limiti, capite? Perché io non posso attaccare una persona, fosse pure San Paolo, fosse pure San Pietro, ecco, Apollo era uno dei più grandi predicatori di allora, c'era un trascinatore di folle, anche San Paolo dicono che sì, aveva una grande dottrina, ma quando predicava, qualcuno dice addirittura che era un pochino balbuziente, quindi tu sentivi parlare. Non era questo grande trascinatore di folle, insomma, non era un predicatore, non era un San Antonio da Paolo, ma San Apollo sì, deve fare un cillone, deve portare dietro uno secondo e quell'altro, capite? Ma non è importante, l'importante è che tu arrivi a Gesù, cioè, capite?
il mediatore è sempre, se è mediatore, il mediatore è uno che sta in mezzo tra te e lui, ma poi si leva di mezzo, sta in mezzo come vuole levare di mezzo, capito? Perché se rimane lui alla fine, capito? Si ingerano tutti quanti fenomeni malati, dell'idolatria, degli attaccamenti, capite, no? E anche tanti giudizi e tante chiacchiere nascono da questo, capito? Dall'attaccamento, provate a pensarci, ah, per sotto. Perché parlo male di un prete? Perché un prete non corrisponde al mio ideale di prete, che magari conosco un prete, tutti dovrebbero essere come noi, non sono tutti tanti come noi. Questa cosa vale per questo, questa cosa vale per Papa, questa cosa vale per qualunque orizzonte, capite? Noi dobbiamo sempre fare attenzione. Intanto qualcuno mi chiede, ma la gente attacca la Chiesa, non dico sto un sacco di scandali. Tu gli devi rispondere così. Gli scandali non l'ho fatti io, l'ha fatti Tizio. E a me non mi ricordo proprio, io non sto nella Chiesa per questo. Poi, quanti scandali stanno nella Chiesa? 100.000? 200.000? 300.000? Allora, tu devi essere saluto come ti prendo un 5.000 di santi e ci andiamo a leggere insieme 40 milioni di santi canonizzati. Va bene? 300.000 scandali contro 40 milioni di... Io sono nella Chiesa per questi 40 milioni di santi perché vorrei diventare come loro. Se poi qualcuno decide di sprecare le grazie di Dio, di calpestare, di fare altro, io ci soffro perché non faccio parte di questa famiglia, mi dispiace, prego tanto, cerco di riparare, ci vogliono fare attentato, ma non sto in questo modo, capite? Capite? Noi non stiamo nella Chiesa per le persone che ci stanno dentro, capite? Siamo nella Chiesa perché nella Chiesa c'è Cristo, d'accordo? E che passa anche attraverso strade del tutto improbabili e nonostante il fatto che molte volte noi costituiamo un impedimento, a volte proprio scandalo, capite? Questa è l'ultima, capite? Questa è la fede doc, capite? Per cui, se cambia parrocchio, non cambio automaticamente parrocchia, perché se cambio parrocchia non cambio del parroco, se poi non mi piace il parroco, cambio chiesa, perché il discorso è lo stesso, capito? Se sono legato alla singola persona, capite? Io non sto a parrocchia per parroco, capite? Io sto a parrocchia per Cristo. Non sto nella Chiesa di Papa, sto nella Chiesa di Cristo. Cioè, questo discorso succedeva, tutti quanti pensiamo che i primi cristiani, tutti quanti santi, no, a Corinto, scannato. Io sono di Roma, quindi è roba vecchia, d'accordo? Però proprio perché è roba vecchia, cerchiamo chi vuole avere un pochino di fede solida di lasciarcela alle spalle, capite? Noi adesso andiamo a celebrare Gesù e la Madonna, quindi dobbiamo celebrare il resto. Se trovi un buon mediatore, uno che ti aiuta, ringrazia il Signore. Se trovi uno che è un po' più incapace, ringrazia, perché se ne quando ne trovi uno capace, non ti accontenti di quello un po' meno capace. Tanto Gesù Cristo non ti abbandona, non ti preoccupare. La preghiera personale la possiamo fare sempre, in contatto con lui, stai 24 ore al giorno. Quindi con sempre la persona, sta attento che Gesù pensa a te 24 ore al giorno, Non è uno scherzo, stai stando continuamente. Se tu non ci pensi mai a lui, e Gesù lo trovi in qualunque momento, in qualunque posto, in qualunque luogo, in qualunque circostanza, ti puoi rivolgere un pensiero, una parola, un atto d'amore, capito? Lascia perdere il vescovo, il cardinale, lascia perdere. Pensa al tuo rapporto con Gesù, che certamente vediamo anche nella Chiesa, anche nonostante tutte quante le fragilità che ci portiamo dentro. Bene, chiediamo alla Madonna che ci aiuti ad essere dei buoni testimoni, dei buoni esempi, dei buoni evangelizzatori, pieni nel cuore di Gesù e di Maria, che possiamo presentare un'immagine bella, del Vangelo, e andare sempre avanti nel nostro cammino senza preoccuparci di quello che fanno gli altri. Preoccupiamoci sempre la sera di fare un buon esame di coscienza, come il Papa diceva ieri, prima di andare a dormire bisogna fare esame di coscienza. Che ho fatto oggi? Come sono stato? Ho somigliato a Gesù o ho somigliato al demonio? Questo dobbiamo dire tutti gli altri giorni, Ho dato esempi di amore, di misericordia, di accoglienza, sono stato superbo, orgoglioso, ho seminato zizzani, eccetera, eccetera. Questo noi dobbiamo sempre tenere il polso della situazione con l'aiuto di Gesù e di Maria. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre.